quali contrasti fra i mondi di due artisti. Prendiamo per esempio questa Venere del Botticelli e paragoniamola ad un affresco di Michelangelo, oppure ad uno dei Prigioni. Dai, Francesca, ti prego, stai attenta, seguimi. Uffa. Alla forza virile di Michelangelo, il Botticelli risponde con l'eleganza morbida del disegno e la raffinatezza del tratto. Su, bambina, ti prego, siediti vicino a me. Un po' di attenzione, concentrati. In Michelangelo, adulti carnosi con l'esangue eleganza degli adolescenti quasi caravaggeschi. Per oggi basta. Ho bisogno di prendere una boccata d'aria. Non ti dispiace, vero Francesca? Dei pesti occhi le lacrime indolenti, l'aria spezzata e attonita, la cupa voluttà, le braccia vinte, inermi, abbandonate. Ogni cosa al suo incanto concorre da risalto. Calma, gioiosa ai suoi piedi, delfina era distesa e con occhi brucianti la covava. Come un forte animale sorveglia la sua preda, già segnata col marchio dei suoi denti. Superba, voluttuosa bellezza inginocchiata davanti alla bellezza fragile. Fiutava il vino del trionfo e su lei si tendeva come accogliere un premio di dolcezza. Della sua smorta vittima cercava dentro gli occhi il silenzioso canto del piacere e quella gratitudine infinita e sublime che filtra dalle palpebre come un lungo sospiro. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? I miei baci sono lievi, ricordano le effimere che a sera sfiorano i grandi laghi trasparenti. I baci del tuo amante scaveranno dei solchi profondi come carri o vomeri taglienti. Ti passeranno sopra con zoccoli spietati, come un pesante tiro di bovi e di cavalli.